La cosa che mi pesava di più era sentirmi lontano da loro. Ho scelto il negozio Amplifon perché sono gli unici con 60 anni di esperienza e hanno già aiutato milioni di persone. Mi hanno ascoltato e hanno trovato la soluzione acustica più adatta a me. E ora ho ritrovato il piacere di sentire. Gratis controllo dell'udito e prova per 30 giorni. Il primo punto dell'ordine del giorno riguarda l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti che sono stati inviati ai capigruppo consigliati in copia e sono i verbali della seduta del 8 novembre 1985 e dell'11 novembre 1985. Io prego i capigruppo se hanno qualche osservazione verbale in merito a questi verbali. Se non ci sono osservazioni mettiamo in votazione questi verbali. Chi è d'accordo per il seduto? Passiamo allora al secondo punto, determinazione e iniziative da adottare per richiedere la modifica della legge sulla sanatoria edilizia. È un punto che è stato richiesto dal Partito Comunista per le iniziative di battaglia Cumino e Vigliani, battaglia Salvatore, e riguarda, come è noto, l'iter complesso che sta subendo la legge sulla sanatoria edilizia. Da alcuni anni è in atto tuttavia una controffensiva moderata, la stessa controffensiva che colpisce il sud, i lavoratori, gli emarginati, una controffensiva che vuole ricacciare dentro un guscio angusto la donna con i suoi bisogni, le sue idealità, la sua carica rivoluzionaria, ai sindacali, ai lavoratori e allo Stato sociale. Le conseguenze dell'attacco delle forze più aggressive del capitalismo sono sotto gli occhi di tutti. L'accentuarsi del divario nord-sud, l'aumento delle contraddizioni territoriali e sociali all'interno di queste laceranti contraddizioni, la domanda di un cambiamento profondo e di una nuova stagione di riforme e di sviluppo democratico. Da questa consapevolezza di ordine più generale, e non solo dall'analisi, forse un po' troppo autocritica, dei risultati elettorali del 12 maggio 1985, e del referendum sulla scala mobile, i comunisti intendono dell'Europa. È compito della sinistra europea scegliere e costruire questa nuova frontiera, contribuendo a superare angusti limiti nazionalistici e mettendo in moto strutture e organismi capaci di tradurre in concreto le aspirazioni allo sviluppo, alla democrazia e alla pace dei popoli europei. I comunisti si considerano parte integrante della sinistra europea. Insieme alle altre componenti del movimento operaio, quella socialista e quella socialdemocratica, hanno vissuto il travaglio di questa fase politica e quindi di tutti noi nei prossimi anni. Prima di entrare nel merito del mio breve intervento, mi pongo e vi pongo una domanda. La domanda è perché il Partito Comunista Italiano sia l'unico partito comunista occidentale che non ha seguito la sorte dei partiti comunisti di altri paesi. Vedi come esempio la Francia e la Spagna, partiti comunisti che vedono calare inesorabilmente consensi e di conseguenza peso politico. Perché a mio giudizio il PC ha saputo seguire l'evoluzione dei tempi. Vuol dire in definitiva una più equa redistribuzione della ricchezza e una conseguente riduzione del potere economico e finanziario oggi nelle mani di pochi trust che si riservano per incidere sulle istituzioni e sulle scelte politiche del governo. Vuol dire occupazione produttiva, vuol dire ridimensionamento dell'apparato pubblico che oggi in Italia nelle sue diverse articolazioni è il maggior fattore di lavoro ed utilizza spesso questa sua condizione a fini clientelari, limitando di converso la libertà di opinione ed incidendo con spese spesso improduttive e in ogni caso elevatissime sull'intera economia della nazione. D'altronde serve a questo scopo un solo esempio.
dedicato che non serve a niente elargire un articolo benessere, ma si deve invece dare la possibilità alla gente di produrselo da sé. Quindi compagni, siamo al 18° congresso della Federazione Provinciale del Partito Comunista Italiano. Abbiamo bloccato, è il caso di dirlo, Paolo Monello, qui accanto a me, il sindaco comunista di Vittoria e leader del comitato dei sindaci siciliani. Signor sindaco, lei domani andrà a Roma ad assistere, a partecipare alla riunione della commissione edilizia. Cosa si aspetta? Ma io mi aspetto che prevalga la saggezza di fronte a certe dichiarazioni irresponsabili di ministri che ancora oggi dicono che la legge non sarà modificata. Io invece mi auguro caldamente che domani tutte le forze politiche e il governo stesso abbiano un atteggiamento responsabile e che accettino finalmente di fare le modifiche ad una legge che è inapplicabile. Purtroppo noi sindaci siamo molto amareggiati, perché quando noi abbiamo messo in guardia il governo che c'erano gravi rischi per l'ordine pubblico non siamo stati creduti, si è dovuti arrivare ai blocchi stradali cercando di delegittimare il movimento dei sindaci per poter fare qualcosa, e questo mi sembra veramente vergognoso e pericoloso, perché si insegna alla gente che la protesta democratica e civile non serve a nulla e che invece bisogna usare la violenza. Non ci ho parlato in casa, 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 non ci ho